Poracci, per la terza volta in un giorno, bentornati o benvenuti sul mio canale. Dopo aver seguito in diretta insieme a voi l'ultimo Nintendo Direct Partner Showcase, e a proposito vi ringrazio di cuore perché eravamo in tantissimi, direi che è giunto il momento di chiudere la giornata con un riassunto di quanto abbiamo appena visto e di fare qualche considerazione a caldo. Come al solito vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Iniziamo! Per una volta posso dire tranquillamente di essere rimasto più che soddisfatto da questo showcase, e senza ombra di dubbio si tratta della presentazione migliore delle tre che ricadono sotto questa dicitura. Certo, non che ci volesse molto, ma con Nintendo bisogna sempre stare molto attenti, perché non c'è mai fine all'imprevedibilità degli annunci della casa di Kyoto. Già il ritmo e la durata dello showcase si sono contraddistinti dai due precedenti appuntamenti, con una presentazione ben più corposa della prima, quasi 16 minuti contro gli 8 di luglio, e un annuncio bomba piazzato già in apertura del video. Capcom ha confermato il pieno supporto alla console ibrida, presentando non uno ma ben due titoli relativi all'universo di Monster Hunter. La serie principale troverà la sua nuova incarnazione in Monster Hunter Rise, e al tempo stesso vedrà sempre su Switch l'arrivo del secondo episodio appartenente allo spin-off Stories. E se entrambi i trailer hanno restituito sensazioni più che positive su questi due nuovi capitoli, Nintendo a fine presentazione ha dedicato un ulteriore direct di 15 minuti alle produzioni Capcom, con particolare attenzione a Rise, in uscita il 26 marzo. L'approfondimento, curato dal producer della serie, Ryoji Tsujimoto, e dal director Yasunori Ichinose, ha permesso di mettere in luce alcune innovazioni apportate al gameplay di Rise, così come alcune delle particolarità che lo contraddistinguono dagli episodi passati. Certo, non si tratterà di Monster Hunter World, ma la cura riposta nel lavoro da parte di Capcom non fa che ben sperare nel futuro supporto della software house nei confronti di Switch. La parte centrale del Direct non ha riservato annunci sensazionali, ma la qualità media dei titoli proposti ha superato di gran lunga gli altri showcase. I trailer di Balan Wonderworld, platform che raccoglie l'eredità di Nights into Dreams e di Sonic, di Disgaea 6, JRPG tattico dai toni volutamente esagerati, e Rune Factory, ennesimo capitolo della serie spin-off di Harvest Moon, hanno evidenziato una particolare attenzione nei confronti del pubblico giapponese, ma allo stesso tempo la release odierna di Hades, titolo già visto in apertura dell'Indie World, e l'annuncio di Sniper Elite 4 hanno strizzato l'occhio ai fan occidentali della grande N, senza contare la sorpresa per niente scontata di vedere in chiusura dello showcase l'annuncio di Ori and the Will of the Wisps, Metroidvania recentemente uscito su piattaforme Microsoft lo scorso marzo. Si tratta di un reveal che ha il suo peso, perché a parte essere accompagnato da una limited edition fuori misura, tanto nella bellezza quanto nel prezzo, non fa che sottolineare l'ottima salute di cui gode la piattaforma Nintendo. Nonostante i suoi limiti hardware, l'impegno riposto da software house come Moon Studios e Capcom sottolinea una forte presenza di produzioni terze parti a supporto di Nintendo Switch. Con il giusto impiego di risorse possono avvenire porting altrimenti impensabili, e il fatto che studi esterni decidano di investire nella console ibrida è una situazione per nulla scontata, basti pensare al periodo della Wii e della Wii U. Certo, rimangono ancora parecchie perplessità sul futuro di una Nintendo che, mentre Sony annuncia l'ascesa in campo di PS5 con data e prezzo della sua next gen, ribatte con eventi minori non in grado di catalizzare l'attenzione allo stesso modo. E inoltre sono ancora tantissimi nomi illustri che sono spariti dai radar, da Bayonetta 3 a Bravely Default 2, No More Heroes, quel miraggio chiamato Metroid Prime, Silksong e anche Baldo. Per quanto questo showcase si sia rivelata una presentazione ben più che sufficiente, la sensazione è che ci sia bisogno che Nintendo strutturi meglio la sua comunicazione, in funzione di un 2021 in grado di reggere il confronto con una next gen che inizierà ad ingranare. Se da una parte ormai è quasi scontato pensare ad una Switch Pro, una revisione pensata per allungare la vita della console, non dimentichiamoci del 35esimo anniversario della serie di The Legend of Zelda. E questi sono solo alcuni dei fattori che renderanno il prossimo un anno cruciale per il futuro di Switch. E voi poracci, cosa ne pensate di questo showcase? Vi ha soddisfatto o avete preferito il Poro Showcase? Come al solito vi aspetto nei commenti, intanto lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Io sono il Poro Michele, tre video in un giorno, ciao!